Sì, pochi attimi fa siamo stati ricevuti dai commissari, i quali ci hanno comunicato che domani mattina sarà completato il decreto sulla programmazione delle reti sul territorio calabrese, e che è un documento che diventa essenziale per poter poi elaborare o decretare l'autorizzazione del Marelli Hospital. Siamo determinati a restare qui sul posto e eventualmente a mettere in campo altre manifestazioni di protesta per poter ottenere questo documento di autorizzazione, che ormai va avanti da tantissimi mesi, che ci ha messo in seria difficoltà non solo come Marelli Hospital, ma come gruppo Marelli. In questo momento il livello di esasperazione è elevatissimo, siamo in una condizione a causa di queste false promesse che ci sono state fatte. E siamo in una condizione di grande difficoltà come gruppo aziendale. In questo momento abbiamo manifestato nel pieno rispetto delle istituzioni, nel pieno rispetto di chiunque, però è chiaro che in questo momento gli animi sono particolarmente tesi, perché siamo, come dicevo, in grande difficoltà e di conseguenza siamo pronti e determinati a fare qualsiasi atto purché vengano ripristinati quelli che sono i diritti, i termini della legalità. Il progetto prevede l'assunzione di 170 unità lavorative, perché è un progetto particolarmente complesso, particolarmente ampio, ed è un progetto che è stato elaborato sulla base di quelle che sono le necessità del territorio. Io ricordo a chiunque che in questo momento la Calabria ha un'emigrazione sanitaria di circa 270 milioni. Io credo che un progetto sano, giudizioso, elaborato sulla base di quelli che sono gli interessi della cittadinanza calabrese dovrebbe tenere conto di queste proposte.